Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi giornata particolare perché vado a casa del mio amico Sebastian e oggi faremo il piano gare per il 2021. Andiamo. Oh, Seba, hey, finally. Welcome. How are you? You made it. Questo è il mio amico Sebastian, vi ho parlato. Come in. Oh man, super nice, eh? Okay. Eccoci qua dunque ragazzi, come vi dicevo prima nel video, oggi con Sebastian faremo il piano della situazione di quelle che saranno le gare del 2021. Perché? Perché quest'anno c'è stato l'interesse da parte del club dove gareggiamo di fare un team e di partecipare appunto con la macchina, right Sebastian? So I just saying to my Italian subscriber that of course you love clients and yeah, it's really strong, Seba. So this year we want to do a sort of program for the Gran Fondo, main in Italy and France, right? Yes, exactly. And of course, the Dutch approach is really everything have to do like schedule, program, really do on the right way. But it's true. So and this is the reason why we are here drinking good wine, Italian one. Basically, two glasses, left leg, right leg. How many person do you think are gonna join the group? I'm not sure. I think 5 or 6 men would be great. Dunque saremo in 5 o 6 riders del team AOI. E niente, dai, ci mettiamo a tavolino e parliamo ora. Nice. Adesso ragazzi, facciamo il punto della situazione. Now we are. We are start with the schedule with Seba. Allora, quello che vogliamo fare in verità è provare a qualificarci nella Gran Fondo UCI, valida per il circuito UCI, e che una è Lussemburgo ed è la Gran Fondo Schleck, che sia io che Sebastian abbiamo già i biglietti. We already have the ticket from the last year, right? Yeah, exactly. Perché è stata cancellata per il Covid, dunque quella sicuramente la faremo. E dopo faremo anche quella in Francia, è la Gran Fondo Vaux. Sebastian l'ha già fatta. You already did, right? Incredibile, condizioni, l'ha fatta 3 settimane fa. Was snowing, right? Snowing. Yeah, it was snow, rain, hail. Ciao ragazzi, settembre con la neve, perciò 2 degrees. Yeah, we hope the next year will be better in terms of weather. Next year it will be on May 16th instead of end of September. Yes. Infatti speriamo che le date siano un po' diverse. E anche la Charlie Gold in Italia, perciò a casa mia. E che anche questa è valida per le qualifiche del circuito UCI. Adesso quello che facciamo è fare un attimo un piano cercando di capire anche la distanza che c'è tra una Gran Fondo e l'altra, giusto per avere anche sia un'idea sugli allenamenti e la preparazione da fare, ma anche insomma una tempistica sia per il riposo che per magari eventuali allenamenti. E altra cosa importante con Sebastian, visto che comunque lui ama molto la salita e l'Italia, e probabilmente andremo a fare con il team AOI, adesso dobbiamo fare un meeting la prossima settimana con i responsabili, il Giro delle Dolomiti, e a quanto pare, insomma non è ancora sicuro, ma avremo in dotazione anche la macchina del team, insomma faremo un bel gruppo. I think the Giro delle Dolomiti would be really nice to join with the group. The goal to get the qualifications, like finish the race between top the 20, right? 10 or 20% with the crit race that we are doing here and full gas and stuff, we are gonna have a lot of advantages on this kind of Gran Fondo, because it's not like 1 hour climb. Yeah, you know, this one is easier for us than no, it's still not easy, but is what I'm saying, that we have to focus on those ones that we can really get the qualification, and Shaq is... Bene ragazzi, allora, dopo circa un'ora abbiamo deciso più o meno quelle che potrebbero essere le Gran Fondo che faremo. Allora,
In ordine di data, faremo per prima la Volx, che è una Gran Fondo in Francia, il 16 aprile. Andando un attimo sul dettaglio del percorso, la gara sarà di 175 km con 3.500 di dislivello. Ci saranno circa 1, 2, 3, 4, tra le 5 e le 6 salite. Perciò insomma sarà una gara bella tosta, comunque 180 con 3.500 come prima gara, come prima gran fondo, insomma sarà giusto per testare anche la condizione, anche perché una settimana dopo faremo la Schleck il 29 aprile a Lussemburgo, questa è 160 con 2.300. Questa in teoria dovrebbe essere molto più adatta alle nostre caratteristiche, perché comunque noi in Olanda facciamo principalmente criterium e gare in circuito, dunque sì, siamo abbastanza forti sugli intervalli di 1 e 5 minuti. Questa sarà una gara di 160 km con 2.300 metri di dislivello, salite corte e pendenti come a Limburgo, Maastricht, dove con Thomas probabilmente andremo ad allenarci quest'inverno. Anche questa è valida per la qualifica OCI, qua potremo veramente giocarcela. I requisiti sono entrare e finire la gara entro il primo 10% dei partecipanti, dunque se ci sono 1.000 partecipanti bisogna finire entro i primi 100. Siamo speranzosi, dai. E a luglio faremo il Giro delle Dolomiti. Il Giro delle Dolomiti è un bellissimo evento che dura 5 giorni, perciò sarà tipo una gara a tappe, bellissima. Parte il 25 luglio, perciò l'ultima settimana di luglio. E questa è una settimana particolare perché diciamo che non è un evento 100% agonistico, nel senso che c'è la prima, per esempio, la prima. Il primo giorno c'è un percorso di 90 km con 1.700 metri di dislivello, però c'è solo una salita a cronometro, che è quanto? 12 km. Dunque, sostanzialmente la classifica generale è fatta sui tratti di salita a cronometro. Il giorno 2 c'è 88 km con 1.800 di dislivello, qua ci sono due salite cronometrate. Il giorno 3 145 con 2.500, anche qua altre due salite, una più corta e una un po' più lunga. Poi ci sarà un rest day. E il giorno 4, questo bello tosto, 160 con 3.300, sempre con due salite a cronometro. Il giorno 5 90 km con 2.100 di dislivello, qua avremo una salita, due salite, una però abbastanza consistente come lunghezza. E l'ultimo giorno, gara a cronometro che però non fa classifica, è il time trial race, the last day. Si fa in due, perciò faremo con Seba, che lui spinge forte sul cronometro. E dunque, niente, questo sarebbe veramente interessante come evento, anche perché comunque uno sforzo di una settimana è una bella prova, insomma, anche se comunque non è una settimana full gas, ma comunque bene o male saranno comunque sempre 20 minuti full gas ogni giorno, insomma, ogni stage. Adesso finiamo di compilare un attimo il piano perché dobbiamo fare appunto una sorta di plan anche per il club. E niente, dai, continuiamo. Meeting finito con Seba, dunque abbiamo buttato giù quelle che saranno le gare principali e ora resta che trovare i membri del gruppo.